Terzo campionato in un anno. Insomma, è stata non voluta perché io volevo stare, insomma, in Iran come da programma estivo e poi, dovuta a una serie di problemi che hanno avuto in Iran, abbiamo fatto queste due esperienze in più. Allora, raccontaci brevemente com'è stato Porto Rico, com'è la pallavolo di Porto Rico? Sinceramente è stata al di sopra delle mie aspettative. Loro hanno un grandissimo serbatoio dalle università americane e quindi ci sono dei buoni atleti, perché sia per la loro razza che è mista, e sia per una scuola che è quella americana, che è sicuramente ottima. Qual è la difficoltà più grande che hai tu ad adattarti a pallavolo così diverse da quella che conosci meglio? Le difficoltà sono più di quelle che si pensano, perché alla fine ogni paese ha una sua idea di pallavolo, che poi sinceramente superato il primo impatto è sempre pallavolo, però ogni paese ha le sue caratteristiche e tutti vogliono che tu entri dentro il loro sistema. La comunicazione in squadra come avviene? La comunicazione per adesso è sempre stata in inglese, e anche in Iran, dove c'è meno gente che lo parla, comunque vada, c'è sempre metà squadra che lo parla e quindi si fa riferimento a quello. Il Qatar, cosa ti aspetti? Il Qatar mi aspetto, vicino all'esperienza che ho avuto nei miei 2 anni a Dubai, sicuramente, e mi aspetto una realtà in crescita, perché comunque loro sono anni che investono sulla pallavolo. L'hanno dimostrato con il mondiale per il club e con investimenti più grandi, comunque prendendo giocatori sempre un po' migliori nei club. Hai citato il Dubai, mi dicevi ieri che c'è una possibilità che tu faccia una cosina anche lì, più avanti, a maggio? Ah, guarda, quella c'è la possibilità perché è finito, c'è il tempo proprio per farlo. Poi da qui a che già l'esperienza portoricana mi aveva stancato, perché comunque anche essendo metà stagione io ho fatto un playoff e delle finali, che comunque a parte la stanchezza fisica è una stanchezza anche morale. Adesso vediamo dove arriverò in Qatar, spero di arrivare fino in fondo e poi dopo deciderò. Poi sarebbe bello fare 4 in un anno comunque. Ma ti svegli la mattina ogni tanto che ti chiedi dove sei? Perché iniziano anche a sommarsi i fusi orari. Porti Esattamente, succede, purtroppo succede. la famiglia anche in Qatar? Sì, ho battagliato per questo, però penso di essere uno dei primi della storia, anche come lavoratore, aver portato la famiglia dall'inizio in Qatar, perché loro proprio come regola loro hanno le regole molto rigide, fanno venire prima, invitano il lavoratore principale, poi dopo 3-4 giorni la famiglia viene dopo il visto che fai tu, perché devi fare le cose contrattuali. Io ho premuto molto perché ho un bambino piccolo di 2 anni e mezzo e con mia moglie abbiamo sempre girato da quando siamo partiti in Giappone, e sono riuscito a ottenerlo. Ecco, tuo figlio è ancora molto piccolo, ma come vive tutti questi cambiamenti? Bene? Ma guarda, te gli hanno fatto bene. Io intanto vedo dei bambini che delle volte piangono per andare, insomma, dalla macchina a piedi, insomma, lui si è abituato molto soprattutto all'aereo che ama, e poi logicamente è affezionato alla sua casa italiana perché ha i nonni e i parenti, però ha il gusto di viaggiare che probabilmente viene dal padre. Direi che quindi fino a 6 anni, fino alla scuola, potrà aspettarsi ancora molti viaggi. Esattamente, l'obiettivo è quello là. Magari anche adesso, che nei prossimi anni probabilmente proverò a stare più in un posto, anche per iniziare lui, anche perché adesso potrebbe iniziare qualcosa di bilingue, quindi insomma si vedrà. L'ultima cosa, a te sei un grande viaggiatore, quindi la cucina non è un problema cambiare sempre cucina. Ma no, guarda. C'è dire, allora, se uno vuole mangiare italiano si trova in tutto il mondo, perché i prodotti italiani nei supermercati si trovano. E poi logicamente c'è il gusto di provare le cucine locali, che per adesso non hanno mai tradito le attese. Vuoi fare un saluto in arabo per salutare il tuo nuovo campionato? Guarda. Saprai dire per forza qualcosa, dai. Eh sì, aspetta perché allora ti spiego. Quando cambi molti paesi, ti si intreccia la testa in un modo. Io delle volte,
Mi vengono in mente delle cose giapponesi in mezzo a quelle arabe, e comunque l'unica cosa che posso dire degli arabi è un inshallah, che è il loro modo per, diciamo, di attesa o di speranza per qualsiasi cosa che uno chiede. Quanti campionati in quanti paesi sei stato? Hai tenuto il conto? Adesso siamo a Spagna, Giappone, Emirati Arabi, Iran e Qatar. Questo è il quinto, sì. E Porto Rico. È Porto Rico, però. Siamo E diventati Italia. Porto Rico. Sei, siamo a sei. Più l'italiano. Sei più Italy, sette, sì. Beh, Va vediamo bene. se arriviamo a 10 a fine carriera, diciamo, soddisfacente. Era un passo dal campionato indonesiano, quindi. E il problema più grande è stato il portare la famiglia, che purtroppo è stato un ostacolo grande per loro, e quindi ho dovuto rifiutare. Buon viaggio a tutti e tre e inshallah davvero. Inshallah, Ciao. grazie.